Questa è Piazza di Spagna, una delle più belle piazze di Roma. In alto la chiesa della Trinità dei Monti, la grande scalinata di 137 gradini è opera degli architetti Specchi e De Sanz. Da questa parte la famosa Casa Rossa. Qui abitò e morì il 4 febbraio 1821 il poeta inglese John Keats. Come possono vedere, nell'appartamento occupato dal poeta sono state sistemate una biblioteca e una raccolta di manoscritti e di cimeli. Ai tempi in cui successero i fatti che vi voglio narrare, mi recavo ogni giorno in quella biblioteca per dei lavori di ricerche. Un mattino Gaetano, il portiere, si affacciò sulla soglia della guardiola con aria un po' ironica e un pacchetto in mano. E chi l'ha portato? La signorina Marisa. Ah, è venuta ieri col fidanzato, un bel ragazzo, sa. Sposano in settimana a San Clemente. Mia moglie ce va, figuriamoci se non ce va quella. E lei ce va, professore? Marisa Benvenuti e Augusto Terenzi partecipano il loro matrimonio. Marisa si sposa. Forse anche Elena e Lucia si sposeranno tra poco. Non verranno più a sedersi qui sotto sulla scalinata nei giorni di sole. Erano tre ragazze che lavoravano in una sartoria dall'altra parte della piazza. Tre ragazze come tante altre, ma a me particolarmente care. Puntuali come l'orologio della Trinità dei Monti, all'1:05 attraversavano la piazza, così graziose nei loro grembiuli celesti, sempre allegre, sorridenti. Salivano correndo alla scalinata per raggiungere il loro solito posto, posto che nessuno degli abituè di Piazza di Spagna si sarebbe sognato di occupare. Quando dalla finestra aperta mi giungeva l'eco delle loro voci, delle loro risate, sapevo che era giunta l'ora di andarmene. Buongiorno, professore. Scusi, professore, lo sa lei che sono le perle delle Indie orientali? Ah, delle Indie orientali? Beh, dipende, ce ne sono diverse. Ma qui dice la perla, vuol dire che ce ne sta una sola. Comincia per G. Java. Ah, Java. Grazie, professore, buongiorno. Grazie, buongiorno professore. Arrivederci. Mi sarebbe piaciuto sapere cosa pensavano di me. Forse niente. Forse per loro io non ero che un elemento della piazza, come la scalinata, come i banchi dei fiorai o la fontana. La sera, qualche minuto prima delle 7, cominciavano ad arrivare i fidanzati. C'erano i vecchi, quelli che venivano ogni sera da mesi, qualcuno da anni, e c'erano i nuovi e i nuovissimi, incontri della domenica precedente. Ciao Alberto. Ciao Elena. Il ragionier De Blasi, fidanzato di Elena, impiegato all'archivio, era uno dei vecchi. Ad aspettare Lucia c'erano sempre dei giovanotti altissimi e quasi sempre nuovissimi. Augusto, il fidanzato di Marisa, benché non avesse che 20 anni, era uno dei più vecchi. Il benzinaro lo ricordava ragazzo quando veniva a prendere Marisa in bicicletta. Da qualche tempo veniva a prenderla con il camioncino della lavanderia dove lavorava. Per le nostre amiche che abitavano alla periferia, tornare a casa era un viaggio piuttosto lungo, anche perché non tutte seguivano la via più breve. Molto, molto ben frequentato il paradiso terrestre. Ci posso contare, signorina? Domani andiamo a ballare insieme. Beh, io scappo, sennò perdo il treno. A domani allora, signorina. D'accordo, sa che deve fare? Sì. Prenda la littorina e scenda alla stazione delle Capannelle. Sì. Di lì poi ci sono appena 2 chilometri per arrivare a casa mia. Allora ci vediamo alle 4. Arrivederci. Siamo intesi? Sì, va bene, arrivederci. Lucia prendeva la littorina delle 7:35 alla stazione Termini. Elena abitava a Monteverde Nuovo, nei casoni popolari di via Donna Olimpia. No, caro, stasera no, non posso andare a casa tutte le sere così tardi. Mamma mi aspetta sempre con una faccia e io non so mai che cosa dire. Perché non ti decidi a venire a casa una sera a conoscerla? Ma sì, verrò, certamente che ci verrò. Te l'ho già detto tante volte. Una di queste sere ti prometto che verrò a conoscerla. Domani allora? Va bene, sì, domani. Così ti potresti fermare a pranzo da noi? Va bene, verrò a pranzo. Ma mi prometti che non facciamo tardi? Te lo prometto. Marisa abitava in piazza Giuseppe Sapeto, alla Garbatella, l'823. Ciao. Cosa fai dopo cena? Non so, mi passi a prendere? Sì, ma ti fischio di sotto, non c'ho voglia di vedere tua madre. Perché? Mica te magna. No, ma tutte le sere la solita storia, quando è che vi sposate. E che hai cambiato idea? Ma che c'entra? È la questione di trovare la casa, lo sai. Perché non c'ha procura di madre invece di strillare? Vabbè, fischia da sotto. Se posso scendo, se no ci vediamo domani. Ciao.
Ciao, Augusto. Ciao. Chi viene a ballata, sì? No, non posso. Devi chiedere permesso a qualcuno? A chi il permesso? Così credevo. Ah, o io il permesso non lo devo chiedere a nessuno, capito? Davvero? E non potresti stare un po' più attenta a sta ragazzina? Perché indottava? Stava giù per le scale con quelli del piano di sotto che c'hanno la tosse convulsa. No, già potresti stare attenta a tua sorella. Quando via tuo padre te faccio d'arresto. Namo su e lascia perdere questi giornaletti qua. Ma signore. Ah, sorella, ma ve l'ho detto, non ce l'ho da tappe. E vabbè, ma i soldi ci servono, la roba l'avete presa, no? E chiudi quella porta lì, non ve l'è volatuto. Che stai a fare il pittore? No, mi sta a fare la barba. Beh, ve ne volete andare che mi devo spogliare? Ma non vedi che devo lavorare? Manda andiamo. Da là c'è sta papà che sta a fare l'imbianchino. Vai pure spogliare, tanto chi te guarda? Quanto sei spiritoso. Mamma, vada per l'acqua da Carlotta. Vado pure io. E manco qui se può leggere in pace, uffa. Marisa, di là ci stanno solo Eugenio e la soremma. Ne ho visti, e che hanno paura che scappamo? Beh, al solo genio bisogna dargli 1500 lire, perché prima se lo levamo da torno meglio è. Alla soremma, dunque devo pagare il fornaro. Alla soremma bisogna dargli 2000 lire, perché ha portato pure i pedalini per tuo padre. Mamma, fa quello che ti pare, lasciami almeno 500 lire per pagare il calzolaio. Come faccio? Devo prendere pure l'ischirogeno per Cesira. Tuo padre sta settimana manco un'ora di straordinaria ha fatto. Giulia, dammi un po' del bicarbonato che mi brucia tutto. Bicarbonato? Fuma di meno, fuma. Capirai, con 4 nazionali al giorno. Sono le patate, patate oggi, patate domani, lo stomaco si ribella. Ma papà, me lasci uscire dopo cena con Augusto? Ma che mo dici a me? Ma che comando io qui dentro? Papà, detto così mamma, è dato schiaffo a Fernando perché ha buttato l'acqua da finestra. Ma sì. Ma no, lui, che c'entra lui? Lui Giuseppe non è Rinaldo. Beh, sarà per un'altra volta, così si impara, porto via. Beh, sì, che c'entra lui? A scopetta. A proposito d'Augusto, quando è che è sposato gli altri due? Quando troviamo casa. Ah, mi sa che è sposato quando Pasqua viene di maggio. Sta accadendo in questo mondo. Ma disgraziata, vieni giù se c'è coraggio. Invece di fregare l'acqua, lavatici la faccia che ce l'hai bisogno. Vieni giù che te lo faccio fare io il bagno. Arrivederci, ci vediamo domani sera allo stesso posto. Sì, senz'altro, buonasera. Ciao. Che sei venuto a prendermi? No, sono venuto in bocca una lettera. E ci sei arrivato? Un fa spiritoso. Mi dai un passaggio? Andiamo, monta, t'accompagno. Chi era quello che ti ha salutato? Ma è uno dei frascati che studia da ingegnere. Ma che vuoi che studi con quella faccia da cretino? Sei te intelligente. E piantala, ferma, che fa lo stupido. Lucia abitava alle Capannelle, alle scuderie del campo delle corse, vicino all'aeroporto di Ciampino. Vada, vacci piano lì. Ciao papà. Ciao. Che c'ha il manitore? Durante la passeggiata ha preso un colpo al nodello e gli sto facendo gli impari. Scommetto che lo montava a Mleto. No, mi dispiace, ma lo montava tuo fratello. Capirai, gli hai imparato tu, gli hai imparato. Tu quando la pianti me lo fai sapere. Lasciala verde. Se noi due ci avessimo le gambe lunghe come la lingua di mia figlia, saremmo due corazzieri. Oh, è pronto da magnà, fate presto. Adesso veniamo, va bene, va bene. Portalo dentro, è più a freddo, va. Ciao mamma, ma come mai hai fatto così tardi? Eh beh, mi sono fermata qui sotto con Alberto. E sai mamma che domani verrà a pranzo? Sei stata tu a chiedergli di venire qui? No, mica io, anzi è stato lui, mi ha detto, vorrei tanto conoscere tua madre, credi che mi vorrà ricevere? E io gli ho detto, vieni a pranzo a casa, ho fatto male? No, anzi, io non ti ho detto mai niente, ma era ora che si decidesse. Vedi mamma? Non devi pensare male ad Alberto. Aspetta di conoscerlo e vedrai. È così serio, così fine. Sono sicura che ti piacerà. Poi sai, mamma, ha un magnifico posto al ministero. Sta all'archivio. Mamma, che cos'è questo pacco? Sono le tue lenzuola, le hanno portate oggi. Sono belle, no? Bellissime. C'era da pagare l'ultima rata, 2000 lire, ma io non avevo più soldi. Ah, non ti preoccupare, mamma. Ho preso giusto oggi la paga. Tieni, se ti serve anche il resto. No, tanto domani ritiro la pensione. Vuol dire che il resto te lo metto alla posta. E a Roma sotto la luna non canti più.
gli stornelli, le serenate di gioventù. Per progresso l'ha fatta grande ma sta città. Non è quella ando se viveva tant'anni fa. Più non vanno l'innamorati del mondo. Palermo, siamo avanti di Don Carcio un po'. Non approfitti perché sta qua su, Quanto è fine, Rolfo. Oh, perché si sono cantati gli occhi? Ma che voleva Irene? Irene, quando? Non farlo stupido, t'ho visto, sai che parlavi con lei. Ah, prima di cena, voleva sapere dove andavamo domani. E ci hai messo mezz'ora a diglielo? Ma chi sei gelosa? De chi? De lei? E chi lo vede quello? Irene, e via qua, tanto che stai a fare? Ci fai sentire qualche cosa? Mo vediamo. Irene, via canta a te, va. Ma io non so cantare. Ah, oh, e canta c'è un movimento, no, so. Bocca desiderata, non la so. Anima e cuore, no? E canta i tornelli, tanto quelli armeni, sa? Dai, dai, l'una almeno, lo so. Dai, fiore in acqua, il fiore, e linea mare. Ma mi avete guardato, te cavo gli occhi, te cavo. Oh, c'hai ragione che qui c'è gente e che io sono signore, altrimenti. Questa canta bene, eh? E che non lo so io. Così t'ammazzi, poi fa la parte dell'indifferente, dicendo che te non. Fausta, va un po' a vedere che fanno. Su un bollo di mamma. Certo che c'è una gran pazienza. Chi lo dice, signora mia? E ce n'hai tante. Ma mamma, sta tutto facendo! Signor, che maleggio è venuta? Ah, cominciamo bene, cominciamo. Non voglio che ti prendi le confidenze con mia figlia. Andiamo, vattene, cammina. Tu ricordati che si fa la spina. Ma basta che foncenno de maniera. Ma basta che foncenno de maniera. Perché ne posso scegliere a centinara. L'indomani mattina, domenica, il ragionier De Blasi attraversava via Donna Olimpia. Aveva messo il completo nuovo di grisaglia e comprato 250 lire di garofani. Sor Vittorio, ma Alberto sta arrivando e voi state ancora lì. Già fatto. È pronto. Beh, tutto in disordine qui ancora. Sta carina, eh? Sì, è carino. Datemi una mano per mettere a posto il tavolo. Ecco. Di qua. Ecco, io sono pronta. Ma mamma, ma che ti sei fatta? Mi sono messa un po' di cipria, perché? Non mi sta bene? Sta benissimo. Mi parete un fantasma. Ah, vieni qua, che te la tolgo io. Ma non vedi che te ne sei messa troppa? Ma me la stai togliendo tutta. Ma non ti vorrei mica presentare Alberto così? Allora io me ne vado. Scusate il disturbo. Per carità, per me è stato un piacere. Grazie di tutto, Sor Vittorio. Arrivederci. Arrivederci. E che fate dopo pranzo? Andate al cimitero? Ma certo, che domande. Allora aspetto come al solito, davanti al fioraio. Sì, sì, ma adesso andate, che il ragioniere sta arrivando. Perché? Che c'è di male? No, niente. Beh, tu finisci di preparare la tavola, io vado a mettere giù la pasta. Scusi, sa dove abita la famiglia Gentili? Chi? Gentili. Interno 8, mi pare. Grazie. Oh, Alberto! Vieni, ti presento la mamma. Mamma, il ragionier De Blasi. Molto lieta, signora. Piacere. Mi sono permesso di portarle questi fiori, spero che voglia gradirli. Oh, grazie, ma non doveva disturbarsi. Ma le pare. Ti vuoi lavare le mani? Sì, grazie. Permette, signora. Prego. Vieni, Alberto. L'asciugamano pulito è dietro la porta. Sì, prego. Elena, ma i fiori dove li mettiamo?
Togli quelli, mettiamo quelli di Alberto. E allora, mamma, che cosa ne dici? Ti piace? Sì, sì, mi sembra simpatico. Poi vedrai com'è intelligente. Augusto aveva ottenuto di potersi servire del camioncino per seguire Marcello, il fratello maggiore di Marisa, nella corsa ciclistica del Giro dei Castelli. Su, via! Andiamo subito! Andiamo! C'è sta Augusto! Dio che vengo subito, quasi finito! E dai, aiutami a mettere la catena! E guarda Augusto! Dai, vediamo, dai! Non faccio tanto sorella, che sennò io mi addosso un'altra volta! Hai capito? Sta attenta, me la sono! Sì, ho capito! Ciao Augusto! Lo porti pure a me? Sì, così invece di vedere una gara ciclistica vedevo un incontro di pugilato. Buoni questi che arrivano. Oh, fate piano. Piano! Oh, ma che c'è, andata via? Marcello deve fare ancora il massaggio. Dove sta? E che ne so, io starò di sopra. Sta su a mettere a posto la catena. Quale catena io ho messo a posto ieri sera che me lo sfascia tutto? Arolfo! Te devo far passaggio, no? Fa niente, lo famo prima della corsa, se mettiamo a posto a lui. Ma io non mangio. Non mangerai stasera, tanto tu patisci lo stesso. Non ti preoccupa tanto stasera da buffi, festeggiamo la vittoria. Se non vinci me la mangi a te. Se aspetti che vince quello, quando mangi? Te devi da mettere a fare il faghiro. Oh, impicciate per te. Ma fa una passeggiata, va. Ma non fate le ragazzine. Un giorno o l'altro te la faccio fare io la passeggiata a te. Monta. Via, via. La domenica in casa di Lucia era giorno di lavoro come il giovedì. Giorni di corse. Stringi bene il ferretto. Sì, va bene, va bene. Mi raccomando. Ci vuole molto? Non ti preoccupare, tra poco è pronto, non aver fretta. Ciao mamma, ciao Amleto. Ciao Lucia. Che se magna? Tra poco è pronto, dà una maneggiata a quella pila e senti se sono cotti i fagioli. Vabbè. Fagioli con le codiche. Buoni. Ma che corri oggi? No, mi sono vestito per farmi fotografare. Quando non mangi diventi spiritoso. Ma che state, sempre a litigare voi due? Per forza, non senti come risponde quello? Mi domanda se corro oggi, ma se c'è scritto su tutti i giornali. Io non li leggo i giornali. Già, tu leggi solo i giornali a fumetti. Perché, te secca? Oddio, che c'è? Te senti male? No, te senti male? Fallo metà a sedere. Dagli qualcosa, ma presto. Ma che acqua, dai il vino, questo muore di debolezza. Ma no, è l'odore dei fagioli. No, cioè, credo che è l'odore, sono tre giorni che non mangi per far peso. Su, bevi. Tiè, magna. Poi tuo padre mamma. Ma che a mio padre ci sto attento io, magna. Amleto! Vieni subito! Ma che sta a fare? Mamma gli sta aggiustando il berretto! E adesso sbrigasse! Vabbè, mo glielo dico. Ha detto di sbrigatte. Ci viene a vedere corse oggi? Ma forse sì, non lo so. Beh, allora, ciao. Ciao, in bocca al lupo, buona fortuna. Grazie. Fortuna. Arrivederci, sorella. Ciao. Di un po', non gli farà male pane e salame prima di montare in corsa? Ma che male, quello digerisce pure i sassi. Però, è carino quando è a cavallo. Peccato che quando scende è così piccolo. Pure tuo padre era piccolo quando ci facevo l'amore. Eh già, perché è cresciuto dopo. E che parti, ci siamo voluti bene lo stesso, no? Ho dimenticato il berretto. Amleto, il berretto! Figlielo. Tiè! Grazie. Ciao, in bocca al lupo. Oh, mi raccomando, fallo sgambà pochi minuti prima di correre, che oggi il manitore è nervoso, eh. In bocca al lupo. Certo che se fosse stato vivo il mio povero marito, Elena a lavorare non ce l'avrebbe mandata. A costo di andare a far la cicoria coi denti. Se lei l'avesse conosciuto, buono come il pane, onesto, lavoratore. Elena era ancora una bambina e lui già si preoccupava di metterle da parte i soldi per il corredo. Poi si è ammalato. 2 anni di malattia, i medici, le medicine, i funerali. I funerali. Oggi anche morire è un lusso. Mamma, non potresti trovare un altro argomento? Se vuoi posso anche stare zitta. No, dicevo così per... Si è addormentato. Vuol dire che ha mangiato bene. E la digestione. Gli era piaciuta la colazione al ragionier De Blasi. E come? Da anni mangiava nel ristorante a prezzo fisso a 270 lire. E anche la casa gli era piaciuta. Una reggia in confronto alla piccola camera d'affitto umida e buia di via Panisperna. Ma Elena e sua madre queste cose non le potevano nemmeno immaginare.
Via il cricche. Non vedi il dottor arrivato? Quando arriviamo? Dai, dai. Forza. Ma che c'è? Si è sgonfiata la gomma, non vedi? Così impari a fare lo stupido coi rene. E che c'entra? C'entra, c'entra. Che hai vinto oggi? Non fa spiritosa, sono cascato. E quando mai tu stai in piedi? Ciao papà. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, guardi che mi deve portare in canna lei, eh. Ah, oh, Namo, le motte purgo io. Se un'altra volta mangi prima dei cori te faccio cuore io, fuori dalla porta. Namo? Sora Rosa e il Sorvittorio si erano conosciuti al cimitero perché il marito di lei e la moglie di lui erano vicini di tomba. A poco era nata un'amicizia che forse, senza che lo sapessero, era diventata quasi un malinconico amore. Elena e il ragionier De Blasi andavano spesso la domenica al giardino zoologico. È un divertimento istruttivo ed economico. Oh, vai bravo, su, prendilo. È divertente, no? Bravo, questa è la foca Alicherus. Bravo! Hai visto Pippo? Lo segui, cavaliere. Buongiorno. Adesso chi sono? Niente. Il mio capo ufficio, andiamo via. Su, sono Pippo, cose senza importanza. Soprattutto Alberto il giovanotto. Via tu, Arturo. Via, via. Perché? Ti secca che ti abbiano visto con me? No, che c'entra? E allora non sarà mica proibito agli impiegati di venire al giardino zoologico? Non è un luogo di perdizione. Di addirittura che lo trovi noioso. Tutt'altro, del resto ci veniamo ogni domenica. Già, tu preferisci andare al cinematografo o andare a ballare? No, quello che preferisco è stare con te. Non vedi che è finita la salita? Dai, sono tutte le gambe legate. No, sotterrate su, ma non vedi che non ce n'è più di salita, vedi? Se fosse pure un metro di salita, ne la posso fare. Ma come? Sono tutto sgonfiato. Ago, e che, ti sei sgonfiato? No, che c'hai da ride? Vorrei vedere tuo fratello, vorrei vedere. Io se ci avessi un fratello come lui, mi mangerebbe. La questione è che c'ho tutte sorelle. Cameriere? Buongiorno, signori, comandino, prego. Tu cosa prendi? Quello che prendi tu. Io un espresso, prego. E la signorina? Abbiamo spumoni, semifreddi, cassate, torte, mantecati, granite di caffè con panna, gianduia con panna. Perché non prendi l'amarena che ti piace tanto? Il gelato è ottimo, signorina. Allora mi dia l'amarena. Amarena è un espresso. Sì, va bene? Si sta bene, è fresco e si sta pure tranquillo. E soprattutto non si corre il rischio di incontrare il tuo capo ufficio. Che c'entra il mio capo ufficio? Ho visto che ti sei così preoccupato prima. Io? Affatto. Ho preferito andarmene perché non avevo voglia di fermarmi a parlare. Lo vedo già abbastanza durante tutta la settimana. E vedi anche la figlia. E che c'entra la figlia? Acqua, signorina. Sì, grazie, basta. Certo non è il caffè che fa tua madre. Lo fa buono perché le piace tanto. È l'unico vizio che ha. E di mamme come la mia ce ne sono poche. Non si concede mai un divertimento. Io qualche volta la vorrei portare al cinema, ma lei preferisce restare a casa a lavorare. Sai che tutti i soldi che prendo me li mette alla posta? Ho quasi 90.000 lire. Però sei ricca. Beh, cosa vuoi? Per il corredo se ne andranno tutti così senza accorgersi. Quanto pagate d'affitto? Con gli ultimi aumenti 1.200. Poco, eh? Ma hai visto? Sono case popolari, non c'è neanche il bagno. Beh, ma costa anche poco. Una vita bacana, da Martinica. Se veste con una casca di banana, ma di pane. Vita bacana, la da Martinica, se veste con la casca di banana manipà. Biglietto. Usa vestito, non usa calzao, inverno cruela e pleno verao, esistenzialista con code razzao. C'è Lucia. E stia attenta ai passi, no? Questo è un passo difficile. Bisogna stare attenti, c'è una poca di Parla bene, eh?
Cindita bacana, la da Martinica, se veste con la casca de banana manica. No, no, basta, sono stanca, ne posso più. Ciao. Ciao. Permette questo ballo? Ma non vede che sto accompagnata? E i biglietti? Gli faccio vedere i biglietti. Quello è il biglietto da uomo, mica da donna. Ma non l'ha preso. Io veramente non sapevo. Su, avanti, lo vado a prendere. Credevo non ce ne fosse bisogno. Allora questo ballo lo fa con me. Ma, e gli ho detto che con lei ci voglio ballare. Oh, ma che sei mai... Lei, se ne vado, se ne vado. Ma che mi vuoi rovinare il locale? Sono parecchie volte che mi hai rovinato, sì, l'ha capito? Sì, ma me lascia stare. Ecco il biglietto. Ma che biglietto, ma non si vergogna a farmi fare certe figuracce. Ma signorina, io non ci avevo pensato. Anch'io non ci avrei pensato di trovare un pidocchioso come lei per 150 lire, ma... Su, musica, musica! Me puoi ridare i soldi del biglietto? No, mi dispiace. Proprio non è possibile. No, se io voglio la pietra. Lasciatemi perdere! Lasciatemi perdere! Mi faccio un buco in testa e me lo succhio come un uovo! Fuori, fuori, del volare, del volare! E se provo a tornare, te faccio vedere io, sa! Ah, ma lascia stare, dici, vedere. Io dopo che torno a casa a piedi. Vabbè, tu figlia della mia, io su quelle domo non ci so andare. E a te chi ti ha detto di metterti in mezzo? Bel ringraziamento. Che c'entri tu? Chi sei? Ma guarda come ti hanno ridotto, mi pare in eccezione. Damo su, via a casa. C'è fretta, possiamo lasciarla qua. No, no, è meglio che ve la ripigliate. Si potrebbe rompere, sporcare. Figuriamoci che danno. Ce l'ho da tanti anni. Se la togliete mi levate una preoccupazione. Come volete. Beh, io intanto vi preparo un caffè. Ma non vi disturbate. Lo faccio in un momento. Sorella Rosa. Volevo domandarvi una cosa. Ma siete sicuri che vostro genero non viene ad abitare qua? Alberto, ma voi scherzate? Si vede che non avete capito bene che tipo è. L'ho visto una sola volta per le scale. È un tipo signorile. E c'ha anche una buona posizione. Magari per adesso non guadagna molto, ma una bella prospettiva. Cosicché resterete soli. Beh, che ci volete fare? Questa è la vita. È brutto restare soli. Assorbito, ma che vi piglia? Mi volete mettere in agitazione prima del tempo? Ma non la potreste smettere con quel macinino? Che vi dà fastidio? No, è che... voi avete stima di me. Ma che domande sono queste? Se non avessi avuto stima di voi non vi avrei fatto entrare in casa. Vi ringrazio. E allora posso parlarvi senza tanti complimenti. D'altra parte, certi discorsi all'età nostra a farli lunghi fanno ridere, no? Ma insomma, che mi volete dire? Sororo, solo sono io, sola siete voi. Siamo solo tutti e due. Perché non ci sposiamo? Ma che siete ammattito, vi va di scherzare. Voi sapete che io dico sul serio. Non ho mai parlato fino ad oggi perché c'era vostra figlia e capivo che un uomo per casa non ce l'avreste voluto. Ma ora che siete libera, sorella Rossa, sono tanti anni che vi voglio bene. Voi non sapete che significa rimanere soli, non avere nemmeno un cane a cui dire buonanotte. Questa è Elena. Mi raccomando, non fate capire niente di quello che mi avete detto. Ciao, mamma. Ciao. Oh, il ragioniere. Buonasera, signora. Buonasera. Ma non mi avevi detto niente. Sono venuto su un istante, solo per salutarla. Non è vero, mamma. Non ha fatto altro che lodare la tua cucina tutto il pomeriggio. E allora io gli ho detto di venire a cena anche stasera. E che gli diamo? Io non ho preparato niente. Ma non si preoccupi, signora. Elena scherza. Ma lo scherzo ha fatto. Vieni, su. Beh, se si contenta di due uova e un po' di insalata, non so, possiamo... Ma si immagini, signora. Io non vorrei che si disturbasse questa sera. Ma non disturba affatto, anzi, è un piacere. Che stavi facendo, mamma? Niente. Avevo pregato il sorvittorio di aiutarmi a staccare la tenda. Volevo lavarla. Ah, il sorvittorio è un nostro conoscente. Ragionier De Blasi, molto lieto. Vittorio Spada, molto fortunato. Sta buona, dai, sta buona. Molto racconto il figlio con il fuoco, capito? Fanno mancata, ma che la papà non mannanna, capito? Sta buona, eh? Marisa, che è arrivato prima tuo fratello? Sì, a casa è arrivato prima. Oh, che c'hai da ridere? Perché non si può più ridere da quando tuo fratello si è sgonfiato? Se non te la pianti un giorno, ti sgonfiavi a te. A te! Ma dai! Che sta zitta, va! Cretina!
Ma tu che fai? Sta fermo con ste mani, mettile qua, no? Stupido! La mia bassa statura mi aveva reso triste e nervoso per completare. Il mio dolore mi innamorai di una signorina la quale fu sempre dura alle mie richieste di matrimonio. Seppi dalle sue amiche che tutto dipendeva dal nostro, chiamiamolo, dislivello. Ero quasi rassegnato al mio eterno dolore quando un amico mi parlò del vostro prodigioso apparecchio e mi convinse ad acquistarlo. Ed un vero miracolo si è compiuto, sono aumentato di circa 9 centimetri. Ora però sono io ad essere duro con la signorina che mi fa la corte. Hai sentito qua che roba? È uno strano ragazzo, sembra innamorato di te perché sei bella ed egli adora il bello. Lo dice sempre, però ti conosce appena. Amore a prima vista, ci credi tu? Sono proprio contenta che Alberto e il servitorio abbiano subito simpatizzato. Avevo così paura. Paura di che? Beh, il servitorio non è una persona istruita. Ma che stai dicendo? Figurati se Alberto bada a queste cose. E poi il servitorio è così buono, così simpatico. A proposito del servitorio ti voglio raccontare una cosa. Sai cosa mi ha proposto questa sera prima che arrivaste qui tu e Alberto? Che cosa? Mi ha chiesto se volevo sposarlo. E tu che gli hai risposto? E cosa volevi che gli rispondessi? Gli ho detto se si era ammattito. Perché? Non ti piacerebbe sposare il servitorio? Io? Alla mia età? Mamma, così quando Alberto ed io ci sposiamo tu non resti più sola. Il servitorio ti farebbe compagnia. Ci avevo pensato anch'io. Ma credevo che ti dispiacesse. A me? Oh, io sarei tanto felice. Oh, mamma. Perché non gliene parla lei? Io? Come futuro genero può avere una certa autorità, no? Ah, perché lei ha proprio intenzione di sposare la signora Rosa. Grazie. Sposare? Lei capisce, all'età mia si ha bisogno di una casa. Perché? Intenderebbe andare ad abitare da lei? Ma intendiamoci bene, non la sposo mica per la casa. Guardi, ragioniere, all'età sua, lo so perché sono stato giovane anch'io. Si crede fermamente che l'amore sia un patrimonio esclusivo della gioventù, invece non è vero. Ecco l'auto. Grazie, lo prenderò anch'io. Scenderò alla prossima. Sennò quello sveglia tutta la garbatella. Eccomi! Ma che strilli, che c'hai? Ma che vuoi, già ti sei mangiato 100 lire di cocume. E che ci faccio con 100 lire di cocume? Io più o meno di tutti. A fratello di Irene danno 200 lire. Quello non ha da fare di strada per cercarla. Andiamo, va. Qua se ci sposiamo presto, a forza di pagaffette di cocume, lo se mangiamo pure la dote. Il lunedì era il giorno che le ragazze andavano più volentieri al lavoro. Avevano tante cose da raccontarsi. Se era presto, si trovavano alla latteria in Via della Croce, dove anch'io andavo a far colazione. Marisa raggiungeva le amiche alla latteria. Il sor Cesare, il lattaio, aveva un debole per le tre modiste, come lui le chiamava. E la macchina del caffè espresso la metteva in pressione proprio per loro. E se qualche mattina le modiste non venivano, era ancora più scorbutico del solito. Tu non ci credi, ma a me non mi riesce mai una mattina del traffico quando mia madre mi dice... Ciao, ragazze, sono le 8:02. Vi volete sbrigare che è tardi? Uff, che strazio, sempre la stessa storia. Fai una macchinetta? Dammi la bustina delle spie. Ma certo, senti, sembrava mia, Alice. Volete fare silenzio, ragazze? È ora di lavorare. Quel lunedì mattina avvenne un fatto insolito. Erano appena le 8:15 e già la signorina Anna, la direttrice, entrava in laboratorio. Avete bisogno di me qui? No, grazie.
Oh, vediamo, questo deve essere pronto per stasera. Sì, signorina. Quest'orlo va avanti, sì? Marisa, vieni qui un momento. Vieni, vieni qui. Vediamo un po'. Sì. Mm-hmm. Voltati. Sì. Vieni con me un momento. E dove la porta? Vedrai che la porta è da madame. Silenzio, ragazza, se no vi faccio la multa. Sì, va bene. Io un giorno all'altro a quella gli do sto ferro in testa. Buongiorno, signorine. Buongiorno, buongiorno professore. Ma come mai la loro amica non è qui? Sta poco bene? No, non sta poco bene. Stamattina è venuta la direttrice in laboratorio, mentre stavamo lavorando. L'ha chiamata giù e da allora non ne abbiamo più saputo niente. Ehi, ragazze! Marisa! Di, dove si sta? La parrucchiere! Raccontaci tutto. Non vi fate pigliare da dolore, mo ve racconto. Accidenti, come siete? Buongiorno, professore. Buongiorno, signorina. Sto bene pettinata così. E allora, su, racconta. Sentite il profumo. Buono, eh? Che cos'è? Si siede, professore. Ho mangiato intanto. No, non mi va. Calmati. Mo vi racconto. Quando la direttrice è venuta a prendermi, mi ha portato da madame. Madame sarebbe la padrona, no? Madame mi ha guardato, mi ha fatto camminare su e giù e poi mi ha detto: come ti chiami? Dove abiti? Poi mi ha chiesto: ti piacerebbe fare la manichè? Che sarebbe l'indossatrice. Che gli hai detto? E che volevi dire? Non mi ha lasciato di manco una parola. Poi mi ha chiesto che scuola avevo fatto. Ho detto la quinta. Mica è vero, perché ho fatto solo la terza, ma volevo far vedere che anch'io ero istruita, no? Giusto. E invece lei mi ha detto: peccato. E che si credeva, che avessi fatto l'università? Ma poi mi ha detto: avere il fisico non basta, ti devi coltivare, istruire, devi leggere, cercare di parlare meglio. Poi ha detto alla direttrice: la porti da Attilio a fare il bagno. Il bagno? Io gli volevo dire che ero più pulita di lei. E che se crede, che la garbatella non ce l'avamo noi? Hai fatto bene. Da Attilio, se tu vedessi. Beh? M'hanno presa, m'hanno messa in una vasca con tutto un affare che se muoveva e buttava schiuma da tutte le parti. Ah, sì? Parevo Cleopatra. Te la ricordi in quel film con sì, serpenti? Sì. Beh, io devo andare. Le auguro il migliore dei successi. Grazie, professore, ma non so se accetterò. Perché? E sei Augusto, matita. E chi ha il coraggio di dirlo? Va, quello smettila. Chissà che si crede che sia fare la manchè. Andiamo su, non fa la stupida. Ma se Augusto mi vede conciata così, me mena. Cammina, mica siamo nel Medioevo, no? Già, perché non lo conosci, Augusto. Ma sta accompagnando noi, no? Guardate. Mamma mia, eccolo. Sta bene pettinata così, vero? Monta. È stata madame che l'ha scelta, non poteva mica dire di no. Mi ha chiesto di fare la mannequin, le pare poco, magari l'avesse chiesto a me. T'ho detto di montare. Mi sa che domani Marisa verrà con un occhio nero. Da un fusto così me li farei fernire tutte e due. Strano, Alberto ancora non ha visto. Beh, avrà avuto da fare in ufficio. Avrebbe dovuto telefonare. Ma sì, ti telefonerà domani. Ciao, mi stanno aspettando. Ciao. E lei c'ha ancora il coraggio di presentarsi dopo tutto quel pasticcio che mi ha combinato ieri? Potrebbe anche perdonarmi. Non so, vedremo. Buonasera, signorina Lucia. Buonasera. Non si ricorda di me? Ma veramente la sua faccia non m'è nuova. Sono quello del treno. Ah, e lei, come sta? Non c'è male, grazie. Permette il signor... Piacere, Lucidi. Rota, piacere. Io dovrei andare, se no faccio tardi al treno. Allora l'accompagniamo noi, no? Andiamo? L'Appennino è il lungo sistema montuoso che forma lo scheletro della penisola italiana. Incomincia dove finiscono le Alpi, al colle di Cadibonna sotto Savona, e giunge fino a Reggio Calabria. Come faccio? Non posso. Beh, vuol star zitto lei, per favore? Signora maestra, permette, mio genio mi deve parlare. Posso uscire un momento, per piacere? Faccia presto, però. Si usa distinguerlo in tre parti, Appennino settentrionale. Che c'è? Mi devo parlare. Scommetto, hai litigato con Marisa. Che ci avranno informato? Ma che informato? A me non mi dicono mai niente. Se va presto a capirla con quel viso. Lo sapete che mestiere si è messa a fare vostra figlia? No, che mestiere? La manichena, l'indossatrice. Sapete che mestiere è? Beh, insomma. Stasera mi si è presentata davanti con le unghie rosse, pettinata all'insù. Sembrava un galletto. Sembrava una di quelle. E tu gli hai detto niente? No, l'ho fatta salire sul camioncino. Scommetto, gli hai menato. Beh, menato no. Gli ho dato due schiaffi. E lei si è presa? Si è preso. Ha cominciato a sillà, sembrava un'aquila, ma pure sbattuta la borsetta in faccia. Smettetela di far chiasso, andate fuori a parlare.
È proprio come la madre. Botte racconta una storia. Quando eravamo giovani, che facevamo l'amore, per quanto mai era bella che c'aveva un corpo pareva una statua, un pittore gli propose, si volendo a fare la modella per lui. Quando me lo disse, lì per lì, gli dissi niente, sa c'era gente venuta a fare una scenata. Ma quando siamo arrivati a casa, gli dedi tante di quelle botte che l'ho fatta sta 7 giorni a letto. Ma pure io mi sono dovuto andare a far medica all'ospedale. C'è no poi dal pittore? Beh, no, non me ne parlo più. Dopo 6 mesi siamo sposati e finì così. Tutti i modi sente, ti consiglio una cosa. Tu domani valla a prendere dove sta Laura e non gliene parla più del fatto di indossatrice. La domenica comincia a cacciare carte e sposare. Magari. Io vostra figlia me la sposerei domani. La questione è da casa, in casa mia non c'entra nemmeno un paio di scarpe. Beh, ma senti, se è per questo non ci mettiamo d'accordo. Tu adesso sposate e venite a abitare con me. Poi come stiamo in 11 staremo in 12. Io vi ringrazio. Ma chi ci combatte con vostra moglie? Tu sei una stupida, perché non dovevi dire niente. Augusto c'ha un cervelletto piccolo così, proprio come tuo padre. Quelli parlano sempre di rivoluzione, in casa sono peggio dei turchi. Ah, buoni questi. Mo, che volete? Il pane. Ah, sfido che non mi bastano 4 chili di pane al giorno. No, ma su, andate via. Su. Lo sai che io sto al museo? Dove? Proprio al museo. Quando ero fidanzato con tuo padre, un pittore mi domandò di fargli la modella. M'offrì 10 lire all'ora. Sai, quei tempi erano tanti soldi, eh? Beh, io dissi subito a tuo padre. Non l'avessi mai fatto. Ha fatto una litigata che... E me lascia perdere. Insomma, io il giorno dopo non gli ho detto più niente. Ma poi ci sei stata dal pittore? Certo, che ero scema. Quei soldi mi sono comprata la macchina da cucire. E com'era? Chi, il pittore? Sì. Oh, un vecchietto. Però tanto bravo. E come ti ha pitturata? Spogliata? Beh, ma ricordo. Figurati se non ti ricordi. Era estate. E poi tanto sapevo che tuo padre ai musei ci sarebbe andato male. Ciao, mamma. Ciao. Buonasera, Elena. Buonasera, San Vittorio. Come mai così presto? Alberto non è venuto a prendermi. Perché? Non lo so, ho provato a telefonare, ma era già uscito. Beh, sarà stato un contrattempo, non ho avuto modo di avvertirla. Peccato, stavamo uscendo, pensavamo di incontrarvi sul portone. Volevamo dirgli se domenica veniva con noi dalla zia Montecompagni. Già. Beh, glielo chiederò domani. Beh, me ne vado perché riprendo servizio alle 8. Buonasera, Elena. Buonasera, Sor Vittorio. Buonasera, Sora Rosa. Buonasera. Ma come, non vi date ancora del tu? Abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma col tempo. Certo, prego. Grazie. Ciao, Elena. Il tu lo darà a lei, avete visto? E stai attenta che te lo porto via. Figuriamoci che affare. Buonasera. Buonasera. Meno male che ho incontrato il Sor Vittorio. Mi ha fatto passare il malumore. Ciao, Lucia! Prova un po' se va bene adesso. Tira, Ma che state facendo voi due? Ma niente, stiamo aggiustando una capezza per un cavallo, so affari che te riguarda. Marisa aveva seguito i consigli di sua madre, con la speranza di comprarsi qualcosa di più di una macchina da cucire. Fatti vedere davanti allo specchio. Ecco la sciarpa. Ah, bene. Ora drappeggiamo un poco questa stoffa. Subito, signora. Ecco. I capelli sì, su, beh. Così va bene. Fatela girare ecco un po' qua a destra. Signora. A destra. Sì, su quest'abito mettiamo questo. Quest'altro lo proveremo su un altro vestito. Penso io, signora. Così. Bene, e agganciate il diadema. Ecco, ecco signora. Ecco, questo sta veramente bene. Con la linea dritta sta benissimo. Non muoverti, caro. Ora proveremo con la crinolina. Ancora qui? E il vestito? Oh, vado subito, signora. Marisa, girati per piacere. Ora mettete dei fondini e delle crinoline. Girati un po' in là, vedi? Benissimo. De Blasi è desiderata al telefono. Pronto? Sì, sono io. Ti ho detto tante volte di non telefonarmi in ufficio. Ma sì, sì, non ho potuto. Va bene, stasera. Ciao.
Mi scusi, cavaliere, ma sì, De Blasi, non si giustifichi. Dopotutto sono cose che riguardano lei, no? Elena, che c'è? Niente. Hai gli occhi rossi, piangi? No, perché? Che è successo? Sarà bianca? No. C'è una faccia? È la mia, non la posso cambiare. Che c'hai, gironi? Quanto sei ignorante, i guanti si portano sempre, è stata inverno. Completano l'abbigliamento, no? Senti, io sarò ignorante, ma tu sei scema. Perché fai tanta misteriosa con me? Sono sicura che piangevi. Ma no, ti assicuro di no. Hai litigato con Alberto? Ma perché vuoi che abbia litigato? E allora perché so 3 sere che non te li apprende? Aveva del lavoro straordinario da fare. Eccolo, vedi? Tu a forza di leggere i giornali e fumetti fai romanzi per conto tuo. Ciao. Ciao, Alberto. Ciao, Elena. Ma che ti è successo? Sono 3 giorni che non ti fai vedere. Perché sei stato sgarbato con me al telefono? Ti ho detto tante volte di non telefonarmi in ufficio. Lo sai che non voglio far sentire gli affari miei ai colleghi. Poi c'era anche il capo ufficio. Sì, lo so, scusami, ma ero preoccupata per te. Preoccupata di che? Da domenica non ti sei fatto più vedere e non saresti venuto nemmeno stasera se non ti avessi telefonato. Proprio così. Anzi, devo parlarti. Di che cosa? Andiamo in qualche posto. Sai che non mi piace discutere in mezzo alla strada. Cosa c'è, signora Lucia? C'è qualcosa che non va? No, niente. Ma avete sempre da essere così alti voi due. Mi parete due cipressi. Vorrà dire ci taglieremo le gambe. E che te sei ammattita che ti metti pure a comprare i libri? Ma dici sempre che sono ignorante, che è un delitto se uno se vuole istruire. Perché non te li prendi pure tu? Sì, butti i soldi lì, meno male. Quanto costano tutte e tre? Il mostro una vergine 300 lire, il complice senza volto 350 e Borgia 250. E che so, d'oro? Signori, i prezzi sono questi. Vabbè, prendo solo i Borgia. 250 lire. Famo 200, è tutto rovinato. Ma signori, ma che scherzate, mi costano 200 lire a me, 50 lire me le volete far buscare. Sono i soldi del cinema, almeno qui con 250 lire vi spassate la settimana. Vabbè, dammi 250 lire. Sabato poi te le ridò. Sai che ti dico? La sera invece di andare a giocare a ping pong non potresti venire alle scuole serali. Ma non ti accorgi quanto sei ignorante? E i capelli che aspetti a tagliarteli? Mi pari Tarzan. E le unghie? Ah! Oh, e che te sei ammattito? Oh, che è la maniera questa qui a fermarsi? Che si può per la roba? Mi sono carta bollata, non ha vinto o toppi. E vabbè, ma che fai come te pare, fai? Sì, fortuna che la maglia si è fatta in la fortuna tua. È la fortuna tua che si è fatta in mezzo. Ma cerca di altri, hai capito? Ti sei fatta male? Sì, qua. Dove? Ti fa ancora male? No. Ho riflettuto molto su quello che dovevo dirti, ma è necessario che te lo dica. Dopo quello che ho saputo domenica, la nostra relazione non può continuare. Perché? Che hai saputo? Che tua madre ha un amante. Che dici? Sei impazzito. Ma che impazzito? Se me l'ha detto lui stesso. Lui chi? Quel tale, quel ferroviere. Il servitorio. E che t'ha detto? Che non aspetta altro che io disposi per installarsi in casa di tua madre. Ma cosa dici? Lo so io quello che dico e tu mi hai fatto venire ugualmente a casa tua. Ma lascia che ti spieghi. Io l'ho saputo soltanto l'altro ieri. È stata la mamma che mi ha detto che il servitorio la voleva sposare. Ma non c'è niente di male. Non c'è mai stato niente di male tra loro. Sarebbero fidanzati, insomma. Dei fidanzati, sì. Ma non come noi due. Certo che tu come figlia hai tutti i doveri di difendere tua madre. D'altra parte anch'io ho dei doveri verso me stesso e verso la mia famiglia. Insomma, per quanto la cosa possa dispiacermi, io sono costretto a interrompere i nostri rapporti. Io non potrei presentare a mia madre una donna come tua madre, ecco. Ma come ti permetti di parlare così di mia madre? Mia madre è buona, è onesta. Vorrei che la tua fosse come la mia. Va via, vattene! Sei un vigliacco. Elena è così strana, non mangia, non dorme. La notte sta ore e ore con la luce accesa. Alberto non si vede più. Non vorrei che avessero litigato. Sorella, anche se fosse, quali sono i fidanzati che non litigano? Quelli giovani, si intende.
Speriamo che non ci sia niente di serio. Ma no. Io però non sto tranquilla. Uno di questi giorni mi faccio coraggio e vado a parlare con Alberto. Ciao, mamma. Ciao. Buonasera, Elena. Buonasera, Sor Vittorio. Perché hai fatto così tardi? Mi sono fermata qui sotto con Alberto. Sai, quello quando comincia a parlare non finirebbe più. Sor Vittorio, volete accomodarvi? Mangiate un boccone con noi. Sora Rosa, non me lo faccio dire due volte. Grazie mille. Elena, gli hai parlato della gita di domenica? Glielo dirò, ma credo che non possa. Del lavoro straordinario da fare. Come? Anche di domenica? Sì, anche di domenica. Quando pioveva a mezzogiorno, le ragazze andavano a far colazione alla latteria del Sor Cesare. E anch'io ci andavo, un po' per non bagnarmi troppo e un po' perché mi faceva piacere vederle. Quel giorno però non erano allegre come al solito. No, e non voglio che lo sappia. Un giorno inventerò una storia. Le dirò che non mi piaceva più. Che m'ero stufata. Le dirò che l'ho piantato io, insomma. Se glielo dicessi adesso, se ne accorgerebbe che non è vero. Non l'ha detto a nessuno? No. Mamma mia, e come hai fatto? Ti sei tenuta dentro a sto popò di peso. E io sarei scoppiata. Beh, non te la prendere. Non se lo merita, un disgraziato. Nessun uomo se merita che noi soffriamo per lui. Sapete che bisognerebbe fare? Piantarla con gli uomini. Tanto a noi che ci servono. E poi per come si comportano. Però... Su, Elena. Non piangere, su. Buongiorno, ragionieri. Buongiorno, signora. Mi scusi se mi sono permessa di venire a disturbarla, ma ho bisogno di parlarle. A me? Sì, vorrei dirle due parole. Ma non qui, allora. Andiamo almeno al riparo dalla pioggia. Cosa voleva dirmi? Beh, non le sarà difficile immaginarlo. Non l'abbiamo più visto in casa, ho pensato che abbiate litigato. E non ha chiesto a sua figlia? Sì, ma mi ha risposto che non è successo niente, ma io non ci credo. Mi dispiace molto che sua figlia non le abbia detto la verità. Le avrebbe risparmiato questo colloquio increscioso. Adesso gliela darò io la verità. Sarò franco come mia abitudine. Le ragioni della mia rottura con sua figlia sono di carattere specificamente morale e investono anche la sua persona. Io? E che c'entro io? Scusi, ma non capisco. È questa la cosa più grave. Evidentemente i nostri concetti in fatto di moralità sono profondamente differenti. Senta, io non capisco bene quello che lei dice, ma in fatto di moralità non abbiamo niente da imparare da nessuno. Ma questione di punti di vista. E allora le dirò, egregio ragioniere, che è molto più immorale un uomo che approfitta di una ragazza onesta e seria. Beh, che c'entra? Elena mi ha detto tutto, è tornata a casa piangendo. Mi ha chiesto perdono per quello che ha fatto. Ma ho creduto che lei fosse un uomo onesto. Ho pensato, si vogliono bene, si sposeranno. Ma qui non si tratta né di me né di sua figlia. Non cambiamo le carte in tavola. È di lei che si tratta. Io ho interrotto la mia relazione con sua figlia il giorno che ho scoperto la sua con quell'uomo. Spero che ora lei capisca. O immaginava che io mi sarei adattato a vivere in una casa con l'amante di mia suocera. Lei ha pensato che io... Il Sor Vittorio... E l'ha detto a mia figlia. E che cosa le ha risposto? Credo che sia inutile continuare. Ah, no, non è inutile. Io voglio sapere che cosa le ha risposto. Che cosa vuole che risponda una figlia? Elena le ha risposto che non è vero. E lo sa anche lei. Ma come ha potuto pensare? Ma mi guardi, scusi. Signora, signora, la prego, signora. Non facciamo scene per la strada. La gente ci guarda, bella figura. Lei si preoccupa della gente, ma di mia figlia non si preoccupa. Di offendere me non si preoccupa. Ma che razza di uomo è lei? Preferisco non rispondere. Ma senta, ragioniere... Ragioniere! Ragioniere, ragioniere, per l'amor di Dio, non se ne vada, mi ascolti. Mi perdoni se ho detto qualche cosa che ha potuto offenderla. Ma deve capirmi, sono una mamma disperata. Quello che lei ha pensato non è vero. Il Sor Vittorio non è che un amico per me. Sì, ha della simpatia, dell'affetto. Ma tra noi non c'è stato mai niente, nemmeno un pensiero cattivo. Le dirò la verità. L'altro giorno mi ha chiesto se volevo sposarlo, ma io non gli ho dato importanza. Sì, sì. Vedi... Io non credevo che lei si sarebbe adattato a venire ad abitare da noi. E allora... Ma se è così è meglio. Meglio. Non le mancherà niente. Si troverà bene. Risparmierà la donna di servizio. Se invece preferisce, io me ne vado e vi lascio la casa. Ho una sorella che vive in campagna.
Io devo andare. La prego, ragioniere, torni da Elena. Vada a prenderla, la farà felice. Lei non può immaginare quanto soffra. Va mi bene, raccomando. Ci andrò. E non le dica niente che ci siamo visti, che abbiamo parlato. Ma ci vada, la prego. Vieni a vedere se non c'è Grillo. No. Ma sì, è sotto che ti aspetta. Hai visto? Beh, adesso ti aggiusti un pochino, perché se quello ti vede con sta faccia si spaventa, no? Ti sciogli i capelli e ti metti pure la spilla mia, va bene? Sì. Andiamo, su. E mettete un po' di cipro e un po' di rossetto, no? Grazie. Pettinate bene. Oh, mi raccomando, non farla stupida, non ti metterai mica a piangere, eh? Sì, con la spilla. Non dai importanza. Proprio tu mi dici questo, che se Augusto tarda 5 minuti ti fai venire le convulsioni. Ah, senti, digli Augusto che non mi aspetti stasera, digli che ho degli straordinari e che mi aspetta la solita ora sotto casa. Eh? Vabbè, mi raccomando, non fa la scema, eh? Ciao, che cos'è? Cos'è quella faccia? Sai che mi ha fatto sempre dispiacere vederti con la faccia triste. Non mi dici niente. Non sei contenta che sono venuto a prenderti? Buonasera, Augusto. Buonasera. Mi ha detto Marisa di dirti che non può scendere subito perché ha un lavoro urgente da finire. Va bene, l'aspetto qua. No, ma guarda che farà molto tardi. Anzi, mi ha detto di dirti di aspettarla dopo cena, all'ora solita. Va bene. Ciao. Buonasera. 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 Buonasera, come va? Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Ero libero stasera e ho pensato di venirla a prendere. Ci ha avuto veramente una bella idea. Permette che le presenti i miei amici. Piacere, piacere, lucidi. Piacere, fregali. Beh, io dovrei andare, sennò faccio tardi. Beh, allora accompagniamo noi. Che te ne pare? Ah, veramente bene. Ah, benissimo. Questo benissimo. Modello lo deve presentare lei in collezione. Sì, sì. Mi raccomando, prendete nota. Ha uno chic naturale. Con la tua linea. Vuoi tirare sulla sciarpa un momento, per favore? Sì, ecco. Così, fatti dare un'occhiata. Girati un poco. Ah, va bene, senz'altro. Con la tua linea hai una strada sicura, ragazza mia. Ora vediamo Giovanna, con il modello verde. Senti, vieni su a casa un po' stasera. No, no, non posso, ho un appuntamento in centro. Ah, con chi? Con una bella ragazza? Quanto sei sciocca. Elena. No, stasera no, hai detto che hai un appuntamento. A domani, ciao. Vieni qua, ascolta, ti voglio dire una cosa. Lo so, me lo direi domani. Buonasera, Sor Vittorio. Buonasera. Che vi succede? Niente. Sembra che vi sia morto qualcuno. No, no, siamo tutti vivi. Buonasera. Buonasera. Ciao, mamma. Che c'è di buono da mangiare stasera? Sto preparando la minestra, ho fatto un po' tardi. Ci andiamo domenica dalla zia. Come vuoi. Viene anche Alberto? Certo che viene. Così siamo in quattro. Io, te, Alberto e il Sor Vittorio. No, il Sor Vittorio non viene. Perché? Perché l'ho mandato via. Gli ho detto di non venire più. Che è successo? Niente.
Mi ero stancata di vedermelo in casa a farlo stupido. Io sto bene sola. Non è vero, c'è stato qualcosa di più serio. Ma come sei sciocca, che vuoi che ci sia stato? Ma già tu sei giovane, non puoi capire. La vita per te deve ancora incominciare. Ma io alla mia età, figurati se ho voglia di un marito. Anzi, sai cosa ho pensato? Domenica voglio parlare con la zia. Se mi vuole, quando tu ti sposi vado a stare con lei. A Montecompetri? Sì, e che c'è di strano? Ma sei sempre detto che non ci volevi andare neanche dopo morta. Sciocchezze. Sono stanca, sai. Ma ci hai mai pensato che tua madre sono 30 anni che sgobba? Ma già, i figli. O forse preferiresti che io restassi qui a far la serva a te e tuo marito? Ma mamma, che dici? Lo so io quello che dico. Ma io e Alberto non verremo certo ad abitare qui. Perché no? Non vedo perché non ci dovreste venire. È una casa carina, pulita, costa poco. Potreste fare economia e mettere da parte qualche soldo per quando verranno i bambini. Per ora vi potreste anche adattare qui. Ma veramente non ci ho mai pensato. Non so se Alberto vorrà. Prova a dirglielo. Vedrai che accetterà. Adesso traccio attorno a questo punto un cerchio o circonferenza. Ma che fa? Si chiama niente. Circonferenza. Scopri tu linea... che hai litigato un'altra volta con Marisa. No, non ho litigato. E allora? Da un punto sono scemo. Mi sono accorto che Marisa non è la ragazza adatta per me. Adesso per lei c'è uno ricco, un signore. Ma che sei matto? Beh, volete far silenzio al primo bacco? Volete proprio restare zucconi? Dimenticate che siete qui per imparare. Au, oh, sei proprio un ragazzino, sa. Ma devi venire ancora da me per imparare certe cose. Beata Deffia mia che va a salso maggiore. C'è stan'acqua che per noi donne è proprio un toccasana. Chissà quanto farebbe bene pure a me. Ma che gli dico, Augusto? Non ti preoccupare, una scusa si trova sempre. Quanti giorni devi star fuori? Ma non so, almeno 3 o 4 giorni. Sai che gli dimo? Che sei andata a Carsoli da zia Carla che sta male. Ma sì, figurati se quello ci crede. Perché un ce può venire a zia Carsoli? Ma non glielo ho mai parlato di sta zia Carla. Che tra fidanzati si sta a parlare di zie. Permesso? Che vuoi? Da parlare a Marisa. So io. Ha detto che sia Augusto, che stasera può venire al solito posto. Perché? Perché deve andare all'ospedale a trovare la zia. Buonasera. Ciao. Che combinazione. Chissà dove va quello. Tipo, che vorrebbe dire sto solito posto? Ma qua sotto, all'angolo, dove ci vediamo qualche volta. Ah sì, all'angolo. Te imparo io a te mettete all'angoli. Ma inventi una scusa qualsiasi, gli dici che vai a prendere l'acqua da Maria e... Sì, te credi che sia una cosa facile, capirai. Ma tu sai, anche da noi avevamo i cavalli. Cioè, prima della guerra, capisci? Mio zio aveva perfino una... Hestockfurting, come si dice? Allevamento. Quant'è? 100. Ecco, tenga. Mi raccomando, ragazzi. Marisa, non ti preoccupare per Augusto. Grazie. Quando lo vedo gli parlo io. Lo convinco io che sei davvero partita per Arsoli. Va bene, ma Carsoli, mi raccomando, Carsoli, ricordatelo. Ah, sì. E dalla zia Carla. Va bene, a Carsoli dalla zia Carla. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao, divertitevi. Ciao, buon lavoro. Thank you.
Che è successo? Elena si è avvelenata. Ci accompagna all'ospedale di San Giacomo, l'hanno portata là. Marisa dov'è? Marisa è partita. Come partita? Ma che partita? È andata a avvisare la madre di Elena. Andiamo all'ospedale, su, andiamo. Andiamo. Augusto, Elena, povera Elena. Ma com'è stato? Noi stavamo vestendoci e siccome il magazzino era chiuso l'abbiamo detto ad Angelo, il magazziniere. Allora lui ha sfondato la porta, abbiamo trovato Elena per terra, sembrava quasi morta. No, non è vero, stava a sedere, io l'ho vista, ci aveva gli occhi aperti, sembrava che ci guardasse ma non vedeva nessuno. Ma cosa avrà preso? Forse avrà preso quella roba che fa dormire. Sì, sì, è vero, aveva un tubetto di Veronal nella borsa. Elena, Elena. Dov'è? Dove l'hanno portata? Elena. Signore. Marisa me l'aveva detto di starci attenta, che quello un giorno o l'altro avrebbe fatto qualche cretinata. Ora quando torna se la piglierà con me. Lo so che se la piglierà con me. Allora è vero? Che cosa? Che Marisa è partita. Sì, è partita. Dove è andata? Devo dire dove è andata. Parla, si è Aiuto! Aiuto, vignacco! Ma sai che te lo dico? È la sarto maggiore. La sarto maggiore? Sì, non è che c'è di male. Ma perché? E poi dovrebbe finire come me. Ha parlato una vita disgraziata come te. No, caro mio onore, diventerà una gran signora, hai capito? Anziotto la diventerà. No, immaginare che sono vivo io, per quello che voglio io. Hai capito? Com'è che a casa di Marisa stanno litigando? Si sentiva la confusione. Ma come, non lo sapete? Marisa è scappata di casa. Ma no. Davvero? E dove è andata? È scappata col fidanzato di un'amica sua. E qui la dà dispiacere si è pure avvelenata. Chi è che si è avvelenata? Pare che è Marisa che si è avvelenata. Sembra che il ragazzo l'ha messa incinta. Apposta il Soroscenzio sta a meno alla moglie. Che è successo? Il Soroscenzio pare che sia ammazzata la moglie. Perché Marisa, la figlia, è scappata da casa. E Augusto! Augusto è partito alla caccia dei due amanti! Non è vero! A me invece Rolfo mi ha detto che Augusto, dal dispiacere, è partito per arruolarsi nella regione straniera! Marisa! Ciao! Ah, sono così felice di rivederti! Come stai? Ah, come sei bella! Anche tu! Sono venuta subito a trovarti, sei contenta? Mamma, li vuoi mettere in fresco? Sì. Oh, signora, buongiorno! Buongiorno! E su, dimmi, parlami di te. Tu piuttosto racconta, hai aspettato che io partissi per fare delle stupidaggini, eh? Ti prego, non ne parliamo più. Dimmi di te, ti sei divertita a Salso Maggiore? Figurati che bel divertimento, non ho fatto altro che vestirmi e spogliarmi tutto il giorno. Alla sera non vedevo l'ora d'andare a letto. E Augusto? E chi l'ha visto quello? Non si è più fatto vedere a casa mia. Ma anche in sezione non l'ha più visto mio padre. Figurati, con tutte le storie che hanno raccontato sul conto mio. Come sta? Buongiorno, moribonda. Non c'è male, grazie. Meglio, sì? Sì. Beh, penso che tra qualche giorno la potremo mandare a casa. Grazie. È contenta, sì? Eh sì. Io invece credo che qui c'è qualcuno che non è tanto contento. Arrivederci. Arrivederci. Tanti auguri, signora. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ciao, Elena. Ciao. T'ho portato degli aranci. Ah, grazie. Quando vieni a casa? Tra qualche giorno. Ah, sei guarita? Quasi. Beh, io scappo. Ma non ti siedi un momento? No, c'ho da fare. E stai, poi esci con Marisa. No, no, vado via, ciao. Ciao. Hai visto, eh? Non mi ha nemmeno salutata. Meglio così. Almeno so che tutto è finito. Ma perché dici questo? Vedrei che poi ritorna. Oh, non mi troverà più. Quando uno ha vissuto, ha letto, ha girato il mondo, capisce che l'amore è una sciocchezza e che la vita è un'illusione. Sto vestito che stacca una meraviglia.
L'ho visto, sai, in sala te guardavano tutti. Non avevano occhi che per te. Hai fatto un successone. Dai, eri la più bella di tutti. Non ne posso. Pensa se te vedessi a gusto. Marisa, perché non vieni con noi a ballare stasera? Ma lei è matta. No, perché non vieni? E vai, ho degli amici simpaticissimi, vieni, su. E vai. E come fai? Perché gli dici di no? E vai. Su, deciditi. Per il vestito. Ma non importa, lo diciamo alla signorina Anna. Signorina Anna. Sì? Vacci. Signorina Anna, può prestare il vestito a Marisa? Noi certo. Dobbiamo andare a ballare. Certo, basta che lo riporti domani mattina in sartoria, va bene? Ah, sicuro. Tu sei sempre fortunato. Andiamo, ragazzo. Magari ci potessi andare. Mettiamo. Io non fa la stupida, va. Andiamo. Attento a non pestarla, eh? Così. Brava. Vengo anch'io? Così. Ripiegatela, adesso. Vediamo quest'altro se non sei sciupato. No, va benissimo. Lei di dov'è? Sono di Roma. Non l'ho mai vista da queste parti. Beh, abito un po' fuori Roma. Ha una villa sull'Appia? Ecco, sì, da quelle parti. Hai visto Vichica, che eleganza? Scommetto che quello che ballava con Marisa era un nobile. E tu come sai che ti ha detto lui? Vede subito, no? C'aveva i capelli biondi. Stai per questi vestiti, eh? Sbrigate che t'aspetto. Ecco il baule e mettetelo qui. Avanti con quelle scatole. È tutto a posto? Sì, è tutto a posto. Lucia, dove vai? Seguo quella macchina, presto. Quale macchina? Quella, non perdiamola di vista. Se fa adesso? Non si preoccupi, non se la mangeranno mica, no? Se fa presto a dì non se la mangeranno mica al giorno d'oggi. Ma non li legge lei i giornali? Sì, sì. Tutti i giorni delitti, ammazzamenti, rapine, ricatti. Ma non ha mai sentito parlare della tratta dei bianchi. Ma che c'entra questo? Ma in che mondo vive lei? Non ha visto il film Persiane chiuse? Io no. Male, molto istruttivo. Deve sapere che c'è una ragazza, seria, onesta, fidanzata a un ingegnere, che c'ha una sorella, cioè ce l'aveva una sorella. Ma il padre ha detto, tua sorella è morta. Invece non era morta. No. È stata rapita. E sa dove era andata a finire? E che ne so? In una di quelle case. Senta, ma non è quella lì la sua amica? Ma sì, è lei. Oddio mio, quello la rapisce. Inseguiamoli presto. Una parola, guarda Studebaker. E faccia presto, su. Dai! Se no ce li perdiamo per strada. Senta, a ripensarci bene, quella sua amica mi pare di averla vista in qualche posto. No, ma che dice? La mia amica è una ragazza seria, non ci va mai in qualche posto. E che c'entra? Ho detto in qualche posto così, non vivrà mica sotto una campana di vetro, no? Presso a poco. Sta sempre a casa, in laboratorio, non esce quasi mai. Dove lavora? Fa la manchenda a Fontana, Piazza di Spagna. Ecco allora dove l'ho vista. Va sempre a mezzogiorno con un'amica a sedersi sulla scalinata. So io. No, è un'altra, i capelli castani. Ah, quella è Elena, ma ci sono sempre anch'io con loro. Sarà, ma io non l'ho mai vista. Come non m'ha mai vista? Io so quella che litiga sempre col benzinaro. Ah, forse, ma io sarà perché guardo sempre a quell'altra. Senta, come ha detto che si chiama? Elena? Sì. Ma che fine ha fatto? Io è tanti giorni che non la vedo più. Si è suicidata. Cosa? Si è suicidata? È morta? No, non è morta, ora sta meglio. Ma ancora, se no chi la ritrova più, Marisa? Sì, sì, senta, ma... Ma mi racconti un po', com'è andata la faccenda? Senta, ma il ragioniere si è più visto? Niente,
Pensi che farà butto, ma come quella si è suicidata per amore ma suo? Ma che per amor suo? E per che cosa allora? Così, per orgoglio, un puntiglio. Io scommetto che a ragioniere nemmeno si pensa più. Lo dice lei. Ma faccia presto, invece di parlare sempre di Elena, se no sì, non li trovavo più. Ma tranquilla, questa è vecchia ma va forte. Ma quello dove la porta? In campagna. Povera Marisa, speriamo che sia ancora viva. Sì. Ma è armato lei? Io no, che è armato? Allora come facciamo? Quello ci attira in un luogo deserto e ci fa fuori. Ma non si esalti, è che stiamo nel far veste. Sa che è lei, un irresponsabile. Ah, sono capitata proprio bene. Oddio, sono spariti! Ferma. Ma qui c'è più nessuno. Dove saranno andati a finire? Eccola lì! Quella è la macchina sua, scendiamo! Come facciamo che lei c'ha manco una rivoltella? Che devo... E prende un ferro almeno, no? Va bene. Ehi, ma qui non c'è nessuno. Ma se c'è la radio accesa staranno qui vicino. Quello l'ha portata nel prato. Nel prato? Sì, per strangolarla. Ma no, no. Beh, andiamo a vedere. E vada avanti lei che ci vede meglio. Che è sto collo? Chi ce l'ha messo? La città, tanto che è mio. E che c'hanno da ridere quelli? Gli do lo schermato in testa, gli do tutte la piantano, ecco. Oh, ma che lei è ubriaco, non si regge in piedi, non si regge. Perché io ci voglio bene, Augusto, ecco. Su, coraggio, coraggio, che siamo arrivati a casa, venga, su. Ci voglio bene, Augusto. Non ho capito, cretino. Sì, lo so, vuole che la accompagni su. Ma che la sola strada di casa, mi lasci andare. Ma da veni fuori, Rene, che ne caccio l'occhio. Oh, ne caccio l'occhio, poi Rene. Continua la nostra trasmissione di ritmi e canzoni dalla Taverna dell'Orso in Roma. Oh! Fermo! Dove l'ha messa? Ma chi? Che gli ha fatto? Ma chi? Lo faccio un stupido tutta la sera che io corremo appresso. Che gli ha fatto a Marisa? Marisa? Ah, quella ragazza che ho accompagnato a casa. A casa? Poverina, si è sentita male. Si vede che non è abituata a bere. E lei sarebbe Augusto, il fidanzato. Io? Non si preoccupi, non è proprio il caso. Lo sa che durante la strada non ha fatto che piangere e parlare di lei? Deve volerle molto bene quella ragazza. Quanto a lei, signorina, è meglio che non si faccia vedere troppo in giro, perché Marisa ha detto che appena la vede le cava gli occhi. A chi? A me? A lei. Manca una parola, verità. E lei, giovanotto, con una fidanzata così carina, farebbe meglio non trascurarla invece di andare in giro la notte a fare gli inseguimenti. Bella figura ci abbiamo fatto con quello, magari era qualche conte. Come bella figura? Io che c'entro? Pareva volesse ammazzarlo con quel cricche. Senta, ringrazi Dio che non è mia sorella. Perché? Perché se no un paio di schiaffoni non glieli levava nessuno. Oh! Ehi! Non vorrà mica piantarmi qui. So meriterebbe. Proprio perché so un servizio pubblico, s'accomodi. Dove andiamo? Via Luca Catalano. E dove sta? Alle capannelle. Alle capannelle? Sì. Ah, vabbè, mo dovevo immaginare che abitava al centro. Com'erano diverse ora le domeniche delle nostre amiche. Dopo aver girovagato senza scopo e senza meta, finivano stanche su una panchina di Villa Borghese. Non parlavano più di Augusto, di Alberto, di Amleto, ma erano d'accordo nel trovare brutti, antipatici, noiosi i giovanotti che le seguivano o gironzolavano al loro intorno. Le signorine sono sole?
Andiamo, ragazzi. Sì, andiamoci. Che seccatura. 5 minuti. Possiamo farle compagnia noi? Vogliamo fare un giretto in macchina? Scommetto che lei c'ha solo le chiavi della macchina. Che chiamate da spaga la gente? Signorina Lucia? Mamma mia, l'autista, mo che gli dico? Chi è? È l'autista dell'altra sera, gli devo dare 2000 lire. È peggio se rimandi, ci fai una brutta figura. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, sa, per quelle 2000 lire. L'ho tanto cercata in Piazza di Spagna, ma non sono riuscita a trovarla. Non si preoccupi per le 2000 lire, non ci pensavo nemmeno. La mia amica Marisa. Marcello Santoni. E questa è Elena. Piacere, Santoni. Ho saputo delle sue peripezie con Lucia. Taxi! Occupato! E la bandierina alzata! E mo l'abbasso! E tu dicevi che era facile trovare? Ecco fatto. Se si vogliono accomodare? Andiamo, sì. Ma dove è Monica? Dove andiamo? Dove vuoi? Vabbè, ci penso io. Mica perde tempo quello lì, eh? Beh, che c'è? Pensi a gusto? Non l'hai più visto? L'ho visto uscendo da casa. Stava davanti al bar e ha fatto finta di non vedermi. Ma io l'ho visto che è diventato pallido. Era tutto vestito di blu. Sarà andato a ballare coi reni. Certo, non sono molto adatto per questo tipo di ballo. Ma perché? Anzi, balla benissimo. Sì. I tuoi granatieri? No, l'ho mandati a spasso. Tu non c'hai idea di quanto siano stupidi gli uomini alti. E Amleto? E Amleto. Si è messa con una che è il doppio di lui, una bionda. Contento lui. Vedrai che presto si accorgerà che le donne alte sono tutte stupide. Agli uomini gli importa assai se una donna è stupida o intelligente. Sai che ti dico? Che gli uomini sono degli sporchi materialisti. Mi ha fatto bene la passeggiata, Elena. Hai visto quanto sei diverso? Sei andato a farlo, dista, ingranato la guarda. Quello se va avanti di sto passo, fra un mese gli chiede di sposarlo. Fra un mese? Quello glielo chiede fra la settimana. Ma lei è matta. Perché? Che ci sarebbe di strano se ci sposassi? Buonasera, signorina Marisa. Buonasera. Andiamo a casa. Fiore di rosa, è inutile che fai tanto la ciscia. Che tante sture, cazzo, o non te sposa. La vuoi piantare? Perché te va a cantare? Se non te la pianti te spacco questa in faccia. A chi? A te! Da stupida! Ma non è la mia! Non è la mia! Il taxi è mio. È una vecchia baracca, ma presto me ne compro uno nuovo. Solo che ci vogliono un sacco di quattrini, costa più di 1 milione. Così a rate ci metterò almeno 3 anni. Lo so che non è un bel avvenire quello che ti offro. Però sono un ragazzo serio e simpatico. Questo lo so perché me lo dicono tutti. E poi dalla mia famiglia non avresti noia. Siamo 8 fratelli e 5 già sono sposati. E perciò mia madre ha già abbastanza nuore con le quali sfogarsi. Oh, sono arrivata. Quando ci rivediamo allora? Elena. Sì. Ti volevo dire che a mia madre non gli dispiacerebbe mica un'altra nuora. Ciao. Ciao. Buonasera. Come mai non vi siete più fatto vedere? Sono stato trasferito nel personale viaggiante, ragioni di servizio. Stasera ho accompagnato un amico che abita da queste parti. Mi ha invitato a bere un bicchiere. Perché non venite a salutare la mamma? No, non è il caso. E poi a quest'ora sarà fuori. Chi? Mamma fuori? Ma che vi siete dimenticata che mamma non esce mai? No, non è il caso. E poi stasera devo partire per la Calabria.
Sor Vittorio, se non ci venite con le buone, vi ci faccio venire io con la forza. Su, andiamo. La forza. Vedrete come sarà contenta la mamma. Speriamo. Mamma, c'è una visita per te. Io non volevo stare da Elena, che ha insistito tanto. Quante storie. Buonasera, sora Rosa. Buonasera, sor Vittorio. Che fai? Me ne vado. Dove? Parto, il commendatore mi ha licenziato. E perché? Perché sono cresciuto, non faccio più il peso. E che gli fa? Per un po' di giorni la pianti di magna spaghetti, fai bagni turchi e torni magro come prima, no? Sì, me ne importa assai. Ma che razza di fantino vuoi diventare allora? Andiamo, su, parliamo con papà e vedrai che lui aggiusta tutto. Ma io non c'ho più voglia di far fantino, preferisco di crescere. E perché? Perché te voglio sposare. Ah, è per questo che t'abbuffavi dei spaghetti. Sai, mi sono accorta che gli uomini alti sono tanto stupidi. Preferisco i bassetti come te, almeno quelli non me li porta via nessuno. A proposito, chi era quella bionda che ci andavi a spasso l'altra sera? Una polacca. Che? Una polacca? Sì, una profuga di Cinecittà. Gli devo 100 lire per sera per venire a spasso con me per farti gelosia. Una polacca. Oh, ma vuoi vedere che mo diventano scemi pure i bassetti? Aia, mamma. Prima state a fare i ragazzini, poi mamma fammi i bagnoli. Tiè. Permesso. Ciao, tu. Oggi sono stata in sacco del bocco. Con i re. Sta qua, sta sul letto. Che sei venuta a difendere la tua bella? T'avvicinassa! Se t'accosti ancora a mia figlia, te spacco la testa! Con voi ci parlo dopo. Se posta, perché vuoi? Da domani cominciamo a fare le carte e appena pronti ci sposiamo. Augusto! Oh. Ma alla casa, ci avete pensato? Finché non troveremo casa, resteremo qua, poi... A casa mia! A Giulia, ha trovato chi ti mette giudizio. E non fa quella faccia. Mo diventiamo nonni. Aia. T'ho fatto male? Addio Marisa, addio Elena e Lucia. Non verrete più a sedervi sulla scalinata nei giorni di sole. Le vostre voci ridenti non verranno più a rallegrare il mio lavoro. Per questo ho voluto raccontare la vostra storia, la storia della vostra giovinezza. Addio ragazze di Piazza di Spagna.